serva di Dio Luisa Piccarreta, le 24 ore della passione di nostro Signore Gesù Cristo. Undicesima ora dalle 3 alle 4 del mattino. Gesù in casa di Caifa. Preghiera di preparazione. O Signor mio Gesù Cristo, prostrato alla tua divina presenza, supplico l'amorosissimo tuo cuore che voglia mettermi alla dolorosa meditazione delle 24 ore in cui per nostro amore tanto volesti patire, nel corpo adorabile e nell'anima tua santissima fino alla morte di croce. Dei dammi aiuto, grazia, amore, profonda compassione e intelligenza dei tuoi patimenti, mentre ora medito la undicesima ora, dalle 3 alle 4 del mattino. E per quelle che non posso meditare, ti offro la volontà che avrei di farle e intendo intenzionalmente meditarle in tutte le ore che sono costretto ad applicarmi ai miei doveri o a dormire. Accetto, misericordioso Signore, la mia amorosa intenzione e fa che sia di profitto per me e per molti, come se effettivamente e santamente eseguissi quanto desidererei praticare. Intanto grazie ti rendo, mio Gesù, che per mezzo della preghiera mi chiami l'unione con te e per piacerti di più prendo i tuoi pensieri, la tua lingua, il tuo cuore, e con questo intendo pregare, fondendomi tutto nella tua volontà e nel tuo amore, estendendo le braccia per abbracciarti. Poggio la mia testa sul tuo cuore ed incomincio. Gesù in casa di Caifa, afflitto ed abbandonato mio bene, mentre dorme la mia debole natura nel tuo addolorato cuore, il mio sonno viene spesso interrotto dalle strette d'amore e di dolore nel tuo cuore divino. Tra la veglia e il sonno sento gli urti che ti danno e mi sveglio e dico: povero mio Gesù, abbandonato da tutti, non c'è chi di te prenda difesa, ma da dentro il tuo cuore io ti offro la mia vita per farti d'appoggio nell'atto che ti fanno urtare. E mi assopisco di nuovo, ma un'altra stretta d'amore del tuo cuore divino mi sveglia e mi sento assordare le orecchie dagli insulti che ti fanno, dai bisbigli, dalle grida e dal correre di gente. Amore mio, perché sono tutti contro di te? Perché come tanti lupi arrabbiati ti vogliono sbranare? Mi sento gelare il sangue nel sentire i preparativi dei tuoi nemici. Ed io tremo e sono angosciato pensando come fare per difenderti. Ma il mio afflitto Gesù, tenendomi nel suo cuore, mi stringe più forte e mi dice: figlia mia, non ho fatto nulla di male e ho fatto tutto. Ho il delitto dell'amore che contiene tutti i sacrifici, l'amore, di costo incommensurabile. Siamo ancora al principio. Tu sta nel mio cuore, osserva tutto, amami, taci ed impara. Fa che il tuo sangue gelato scorra nelle mie vene per dare ristoro al mio sangue che va tutto in fiamme. Fa che il tuo tremito scorra nelle mie membra affinché medesimata in me possa raffermarti e riscaldarti per sentire parte delle mie pene ed insieme possa acquistare forza nel vedermi tanto soffrire. Questa sarà la più bella difesa che mi farai. Sii fedele e attenta. Dolce amore mio, è tale tanto lo strepito dei tuoi nemici che non mi lasciano prendere più sonno. Gli urti si fanno più violenti. Sento i rumori delle catene con cui ti hanno legato e tanto stretto che ti fanno uscire dai polsi vivo sangue con cui tu segni quelle vie. Ricordati che il mio sangue è nel tuo e tu come lo versi, il mio lo bacia, lo adora, lo ripara. Il tuo sangue sia luce a tutti quelli che di notte ti offendono e calamita per attirare tutti i cuori intorno a te. Amore mio, è mio tutto. Mentre ti trascinano, l'aria pare assordare di grida e di fischi. Già arrivi davanti a Caifa. Tu sei tutto mansueto, modesto, umile. La tua dolcezza e pazienza è tanta da terrorizzare gli stessi nemici. E Caifa, tutto furore, vorrebbe divorarti. Ah, come si distinguono bene l'innocenza e il peccato. Amore mio, tu sei dinanzi a Caifa come il più colpevole in atto di essere condannato. Già Caifa domanda ai testimoni quali sono i tuoi delitti. Ah, avrebbe fatto meglio a domandare qual è il tuo amore. E chi ti accusa di una cosa e chi di un'altra, spropositando e contraddicendosi tra loro.
E come ti accusano i soldati che ti stanno accanto, ti tirano i capelli, ti scaricano sul volto santissimo orribili schiaffi da far rimbombare tutta la sala, ti torcono le labbra, ti battono e tu taci, soffri. E se riguardi, la luce dei tuoi occhi scende nei loro cuori e non potendo sopportarla si allontanano da te, ma altri subentrano per fare di te maggiore scempio. Ma in tante accuse d'oltraggi ti vedo tendere l'orecchio e il tuo cuore batte forte, in atto di scoppiare per il dolore. Dimmi, afflitto mio bene, che c'è di nuovo? Perché di quello che ti stanno facendo i nemici vedo che è tanto il tuo amore che ansioso lo aspetti e lo offri per la nostra salvezza? E il tuo cuore ripara con tutta la calma le calunnie, gli odi, le false testimonianze, il male che si fa agli innocenti con premeditazione, e ripara per quelli che ti offendono, per istigazione dei capi e le offese degli ecclesiastici. E mentre unito a te seguo le tue stesse riparazioni, sento in te un cambiamento di un nuovo dolore non mai inteso finora. Dimmi, dimmi, che c'è? Fammi parte di tutto, Gesù. Figlia, vuoi saperlo? Sento la voce di Pietro, che dice di non conoscermi, poi ha giurato e poi ancora spergiurato e ha anatematizzato di non conoscermi. Oh Pietro, ma come? Non mi conosci? Non ti ricordi di quanti beni ti ho colmato? Ah, se gli altri mi fanno morire di pene, tu mi fai morire di dolore. Ah, quanto male hai fatto col seguirmi da lontano, esponendoti poi alle occasioni. Negato mio bene, come subito si conoscono le offese dei tuoi più cari. Oh Gesù, voglio far scorrere il mio palpito nel tuo per raddolcire lo spasimo atroce che soffri. E questo mio palpito ti giura fedeltà, amore, e ripete e giura le mille e mille volte di conoscerti. Ma il tuo cuore non si calma ancora e cerchi di vedere Pietro. Ai tuoi sguardi amorosi, grondanti lacrime, per la sua negazione Pietro si intenerisce, piange, si allontana. E tu, avendolo messo in salvo, ti calmi e ripari le offese dei papi e dei capi della Chiesa, specialmente di quelli che si espongono alle occasioni. Intanto i tuoi nemici seguono ad accusarti e vedendo Caifa che niente rispondi alle loro accuse, ti dice: «Ti scongiuro, per il Dio vivente, dimmi, veramente sei tu il vero figlio di Dio?» E tu, amore mio, avendo sempre sul tuo labbro la parola della verità, atteggiandoti a maestà suprema, con voce sonora e soave, tanto che tutti restano colpiti e gli stessi demoni sprofondano nell'abisso, rispondi. Tu lo dici, sì, io sono il vero figlio di Dio. E un giorno scenderò sulle nubi del cielo a giudicare tutte le nazioni. Alle tue parole creatrici tutti fanno silenzio, si sentono rabbrividire e spaventare. Ma Caifa, dopo pochi attimi di spavento, riavendosi e tutto furibondo più che belva feroce, dice a tutti che bisogno abbiamo più di testimoni. Ha detto già una grande bestemmia. Che più aspettiamo per condannarlo? Già è reo di morte. E per dare più forza alle sue parole, si straccia le vesti con tanta rabbia e furore che tutti, come se fossero uno solo, si avventano contro di te, mio bene. E chi ti dà pugni sulla testa, chi ti tira i capelli, chi ti dà schiaffi, chi ti sputa sul volto, chi ti calpesta sotto i piedi, sono tali e tanti i tormenti che ti danno che la terra trema e i cieli ne restano scossi. Amore mio e vita mia, come questi ti tormentano, così il mio povero cuore è lacerato dal dolore. Dè, permettimi che esca dal tuo addolorato cuore e che invece tua affronti tutti questi oltraggi. Se mi fosse possibile, vorrei fugarti dalle mani dei tuoi nemici, ma tu non vuoi, poiché lo richiede la salvezza di tutti. Ed io sono costretto a rassegnarmi. Ma dolce amore mio, lasciami che ti rassetti, che ti aggiusti i capelli, che ti tolga gli sputi,
che ti rasciughi il sangue e mi chiuda nel tuo cuore, perché vedo che Caifa, stanco, vuol ritirarsi, consegnandoti in mano ai soldati. Perciò ti benedico e tu benedicimi e dammi il bacio del tuo amore. Ed io mi chiudo nella fornace del tuo cuore divino per prendere sonno. Metto sul tuo cuore la mia bocca affinché respirando ti baci. E dalla diversità dei tuoi palpiti più o meno sofferenti possa avvertire se tu soffri o riposi. Perciò, facendoti ali con le mie braccia per tenerti difeso, ti abbraccio, mi stringo forte al tuo cuore e prendo sonno. Riflessioni e pratiche. Gesù è presentato a Caifa e accusato ingiustamente e sottoposto a torture inaudite. Interrogato, egli dice sempre la verità. E noi, quando il Signore permette che ci calunnino, accusino ingiustamente, cerchiamo solo il Dio che conosce la nostra innocenza, oppure mendichiamo la stima e l'onore delle creature? Sul nostro labbro spunta sempre la verità? Siamo noi nemici di qualunque artificio e bugia? Sopportiamo con pazienza i dileggi e le confusioni che ci danno le creature? Siamo pronti a dare la vita per la loro salvezza? O mio dolce Gesù, quanto diverso da te io sono. De fa che il mio labbro dica sempre la verità, in modo da ferire il cuore di chi mi ascolta, per condurre tutti a te. Preghiera di ringraziamento. Mio amabile Gesù, tu mi hai chiamato in quest'ora della tua passione a tenerti compagnia, ed io sono venuto. Mi parve di vederti angosciato e dolente, pregare, riparare, patire e con le voci le più tenere ed eloquenti perorare la salvezza delle anime. Ho cercato di seguirti in tutto e ora, dovendoti lasciare per le mie solite occupazioni, sento il dovere di dirti un grazie e un ti benedico. Sì, oh Gesù, grazie ti ripeto le mille e mille volte e ti lodo e benedico per tutto ciò che hai fatto e patito per me e per tutti. Grazie e ti benedico per ogni goccia di sangue che hai versato, per ogni tuo respiro, palpito, passo, parola, sguardo e per ogni amarezza e offesa che hai sopportato. Per tutto, mio Gesù, intendo segnarti con un grazie e un ti benedico. Deo Gesù, fa che tutto il mio essere ti mandi un flusso continuo di ringraziamenti e benedizioni, in modo da attirare su di me su tutto il flusso delle tue grazie e benedizioni. Deo Gesù, stringimi al tuo cuore con le tue santissime mani e segna tutte le particelle del mio essere col tuo ti benedico, per fare che da me altro non possa uscire che un inno continuo verso di te. Perciò mi lascio in te per seguirti in ciò che farai, anzi, opererai tu stesso per me. Ed io fin d'ora lascio i miei pensieri in te per difenderti dai tuoi nemici, il respiro per corteggio e compagnia, il palpito per dirti sempre ti amo e a rifarti dell'amore che non ti danno gli altri, le gocce del mio sangue a ripararti e a restituirti gli onori e la stima che ti tolgono i tuoi nemici con gli insulti, sputi e schiaffi, e tutto il mio essere per guardia. Dolce mio amore, sebbene debba attendere alle mie occupazioni, resto nel tuo cuore, ho paura ad uscirne. Tu mi terrenti, non è vero? I nostri palpiti si intenderanno a vicenda e si confonderanno insieme in modo da darmi vita. Amore, stretto unione inseparabile con te. Mio Gesù, se vedi che sto per sfuggirti, il tuo palpito si acceleri nel mio, le tue mani mi stringano più forte al tuo cuore, i tuoi occhi mi guardino e mi gettino saette di fuoco affinché io, sentendoti, mi lasci subito tirare l'unione con te. Deo mio Gesù, dammi il bacio del divino amore, abbracciami e benedicimi. Io ti bacio nel dolcissimo tuo cuore e mi resto in te.